Sembra che tu abbia avuto molte esperienze con lo Spirito Santo e nel ricevere la potenza dello Spirito Santo. Puoi raccontarcene una? Sì, era un periodo entusiasmante. C'era un mio amico pastore che era il coordinatore di una conference negli Stati Uniti del Sud e aveva parlato al presidente della conference per avere degli incontri di pastori, il loro incontro annuale di pastori, unicamente per ricercare lo Spirito Santo e per stare in preghiera. Il presidente della conference fu d'accordo. Così fecero gli incontri amministrativi la domenica pomeriggio e poi a iniziare dalla domenica sera, il lunedì e il martedì per un paio di giorni. Abbiamo studiato sul battesimo dello Spirito Santo, abbiamo pregato insieme e ho visto, non avevo mai sperimentato questo prima, ho visto lo Spirito Santo venire con potenza tale a quegli incontri. I pastori, sai, possono essere professionali, indossiamo una maschera, ma i pastori aprivano il loro cuore a Dio e l'uno con l'altro. E i pastori si mettevano in cerchio intorno ad altri pastori e pregavano per loro. C'era un sentito spirito di intercessione l'uno per l'altro, sentimenti veri d'amore e di premura gli uni verso gli altri. Un altro pastore si è alzato in piedi e ha detto: «Mia moglie voleva lasciarmi per gli stress del ministero pastorale e gli altri volevano pregare per lui». Un altro pastore si è alzato e ha detto: «Vengo dall'Africa. Quando ero un bambino sono stato venduto per diventare un sacrificio, ma mio zio, penso abbia detto, mi ha salvato. Non voglio tornare, ma il Signore mi sta mettendo nel cuore di tornare». Era in lacrime. E questi uomini si radunavano gli uni intorno agli altri e pregavano per loro. C'era un movimento straordinario. La domenica sera e il lunedì sono tornati. Lo Spirito ha preso il controllo. Sai, a noi piace pianificare le cose e avere un programma. Abbiamo tirato indietro le mani e detto: «Signore, prendi tu il controllo. Tu stai operando». E lo Spirito si è mosso in maniera così forte. C'erano lodi a Dio, c'erano lacrime. Il presidente della conference ha iniziato a pregare spontaneamente per la conference, gli operai, i membri della conference. Era una preghiera così potente nello spirito. E poi iniziò ad avvenire guarigione emotiva, a motivo delle espressioni che c'erano. Tutti noi, nei nostri cuori e anche verbalmente, abbiamo detto: «Sapete, può sembrare strano, potremmo morire ora felici». Perché avevamo sperimentato la potenza dello Spirito Santo come non l'avevamo mai sperimentata prima. E perciò abbiamo avuto un assaggio della Pentecoste e ci è piaciuto. Questa è l'esperienza che Dio vuole dare a tutti i suoi figli e questa è l'esperienza che avranno quando saranno pronti a incontrare Gesù.